Volevo chiederti se potevi fare magari un'introduzione da brevissima, così chi ascolta, guarda, sa. Su di me? Sì. Ok, allora, dunque, beh, mi chiamo Giovanni Colavizza e sono friulano, italiano del Friuli. Ho studiato informatica e storia tra Udine, Venezia e Milano. E poi ho fatto un dottorato di ricerca al Politecnico Federale di Losanna in Svizzera, qualche anno fa, ho finito nel 2018. Lavorando principalmente su un progetto internazionale che si chiamava Venice Time Machine, una collaborazione tra diverse istituzioni a Venezia e il Politecnico di Losanna, la cui idea era quella di digitalizzare e rendere accessibile in maniera intelligente, diciamo così, usando data science, machine learning e tecnologie simili, il patrimonio archivistico, librario e artistico-culturale di Venezia. E io ovviamente ho fatto un piccolo tassello di tutto ciò, ma questo è poi, sono degli interessi di ricerca che sono rimasti. In seguito mi sono spostato a Londra, all'Alan Turing Institute, che è il centro nazionale di intelligenza artificiale in Inghilterra, e ho lavorato come data scientist, quindi principalmente progetti di ricerca, anche in settori differenti. Rispetto alle digital humanities, ma anche con clienti privati, ad esempio, una collaborazione privata. E poi sono stato 4 anni, ho finito da poco all'Università di Amsterdam, in Olanda, come professore assistente in digital humanities, e lì ho lavorato principalmente sui filoni di ricerca che ancora adesso porto avanti, che sono due. Quello principale è l'applicazione di tecnologie di machine learning ai beni culturali, diciamo, o intelligenza artificiale, se vogliamo utilizzare il termine un po' più noto. E io principalmente in questo ambito mi occupo di estrazione automatica dell'informazione, ad esempio da testi a stampa o manoscritti a testo digitale, piuttosto che analisi di immagini e cose di questo tipo. Quindi lavoro molto con archivisti, con storici, con bibliotecari, con storici dell'arte e via dicendo. E un altro filone di ricerca è quello della, chiamiamolo, bibliometria e scienze dell'informazione. Quindi lavoro su questioni che hanno a che fare con la rappresentazione, comunicazione, utilizzo della conoscenza. Faccio un esempio, da diversi anni collaboro con la Fondazione Wikimedia, che mantiene tutte le Wikipedia nel mondo, sostanzialmente, per lavorare a una delle grosse sfide che loro hanno, che è quella dei cosiddetti knowledge gaps, quindi che cosa manca in Wikipedia, quali sono le aree tematiche, gli ambiti della conoscenza che non ci sono, oppure che sono sottorappresentati, che non hanno dei contenuti di alta qualità. E quindi lavoriamo su questo facendo delle analisi che si potrebbero chiamare di big data, no? Quindi analizziamo tutta Wikipedia a livello di testi, a livello di citazioni, di fonti che vengono utilizzate, di utilizzo che gli utenti fanno di Wikipedia e cose di questo tipo. Questo è solo un esempio, ma diciamo, il secondo filone è quello della scienza dell'informazione. Adesso sono qualche mese di gap, diciamo, in Svizzera perché tra le altre cose sono anche piccolo imprenditore. Ho un'agenzia di sviluppo software e di consulenza che è attiva nell'ambito di machine learning per i beni culturali, ma abbiamo anche clienti privati, che è basata in Svizzera, e dal 1 novembre prenderò servizio all'Università di Bologna come associato in informatica. È un po' lungo, questo è No, il percorso. grazie mille. No, è giusto perché appunto prima dicevamo che un tempo magari uno studiava storia e continuava con storia e poi faceva il dottorato in storia, invece adesso ci sono questi percorsi un po' più, non so. Ah, senz'altro, sì. Ecco, volevo chiederti, mi aveva molto interessato sia la cosa degli archivi e dell'intelligenza artificiale. Ho visto sul tuo sito e poi in generale ecco sì ecco se ti va di partire da questa cosa perché
come lo vedi l'archivio? Perché, ecco, se penso agli archivi storici, cioè nel senso, ci sono libri, fonti primarie, carta, ecco, sono gli archivi classici. Ecco, però se pensassimo, non so, all'intelligenza artificiale, in questo caso, come è stata utilizzata, come... Dunque, bah, questa è una tematica secondo me molto interessante. Possiamo distinguere, credo ancora non per molto, tra archivi storici, quindi i cosiddetti supporti sono analogici, sono cartacei, sono pergamene, sono a seconda del tipo di archivio, e archivi digitali, che per lo più, anche se sempre meno vero, tendono a essere cosiddetti archivi correnti, quindi archivi che sono ancora utilizzati. Dico ancora per poco perché in realtà questa transizione è in corso, nel senso che a breve, se non è già iniziato, anche il deposito legale degli archivi, parliamo di amministrazione pubblica, ad esempio, inizierà a essere digitale, perché la produzione è digitale. Quindi ci sarà, siamo prossimi a una transizione abbastanza importante e significativa. Ad ogni modo, gli archivi sono uno strumento fondamentale. Sono uno strumento fondamentale perché creano dell'evidenza su tutta una serie di attività che noi svolgiamo in società, a livello personale, a livello aggregato, a livello di gruppo. E gli archivi poi sono fondamentali per le attività di un ente. Quindi sono fondamentali, ad esempio, in azienda, gli archivi aziendali, tutte le risorse umane, alle fatture, a tutto quanto. E quindi sono e resteranno molto importanti. Ora, nel contesto della gestione archivistica, è chiaro che quello di cui mi occupo io, cioè l'automazione, sostanzialmente, il machine learning, quindi quando parliamo di machine learning, parliamo di cercare di automatizzare in parte o completamente un compito, un'attività che prima veniva svolta in maniera manuale. Queste tecnologie di machine learning assumono un ruolo sempre più importante per due motivi. Uno, perché hanno raggiunto in questi anni una maturità tecnica molto avanzata, quindi iniziamo ad avere dei buoni risultati su delle cose che prima non riuscivamo a fare, riuscivamo a fare solo molto male. E due, perché la dimensione di scala, la quantità di lavoro richiesta per trattare gli archivi di oggi e anche quelli storici è enorme. Cioè, non possiamo avere, non avremo mai abbastanza archivisti per gestire tutto questo materiale, tantomeno quando ci spostiamo su archivi digitali, perché il digitale porta con sé una facilità di creazione di documenti, facilità di creazione di contenuti molto più alta e quindi questi contenuti aumentano. Perciò è una possibilità e anche una necessità utilizzare queste metodologie. Potremmo andare in diverse direzioni, ma magari resto con degli esempi sugli archivi storici. Quindi gli archivi storici sono quelli che non sono più utilizzati correntemente dall'ente produttore, cosiddetto, quindi da chi quell'archivio lo manteneva e lo creava, ma sono invece passati tipicamente appunto agli archivi. All'archivio storico, quindi in deposito, e sono però nella maggior parte dei casi accessibili a chi avesse un interesse culturale o storico, tipicamente gli storici. E questi archivi sono spesso molto interessanti, specialmente in Italia abbiamo delle collezioni fenomenali, e quindi sono molto interessanti sia per gli storici locali che per gli storici internazionali. Io ricordo, ho studiato a Venezia, l'archivio di Venezia è uno spettacolo, insomma c'è una quantità di documentazione interessantissima, enorme, e la sala di studio è praticamente sempre piena d'estate e d'inverno perché c'è un interesse molto grande per studiare questo archivio. Ora parliamo di... Scusami. No, scusa, volevo chiederti una cosa. In questo caso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è più per catalogare, per gestire, diciamo, le fonti una volta che sono digitalizzate, o anche poi appunto, magari sono due cose scollegate, appunto, l'estrazione dei dati, perché prima appunto dicevi che
che è quello magari anche di cui ti occupi, quindi proprio estrarre dati in maniera automatica e non più con la, diciamo, con l'archivista o lo storico che va a prendere un dato uno alla volta. Sì, ma io direi che le due cose sono complementari, no? Quando parliamo di archivi parliamo principalmente di inventariazione, cioè di creare degli strumenti di accesso che si basano tipicamente sull'ordine originale dell'archivio, quindi sulla logica originale dell'archivio com'era, e che permettono appunto di accedere a una parte dell'archivio e poi di scansionarlo alla ricerca di documenti di interesse. E il lavoro di inventariazione è qualcosa che si inizia a fare in maniera automatica, ma è abbastanza delicato, diciamo, perché resta fondamentale che venga fatto anche alla luce di quelle che sono le informazioni contestuali, no? Le informazioni di contesto, cioè quello che sappiamo dell'ente produttore, della sua storia e quant'altro. Quindi questa tende ancora ad essere un'attività che fanno gli archivisti. Anche se le cose probabilmente cambieranno con gli archivi digitali, sempre di più. Quello che invece noi facciamo molto di più oggigiorno è l'estrazione automatica dell'informazione. Allora, lì l'idea è di non tanto di cambiare il paradigma di ricerca, ma di aggiungere delle possibilità di ricerca agli archivi storici che precedentemente non c'erano e di avvicinarli al tipo di ricerca che noi facciamo, ad esempio, sul web, quindi per parole chiave. Con delle frasi, con delle domande, cosa che richiede uno di digitalizzare questi archivi storici, no? Quindi se abbiamo delle serie documentali bisogna digitalizzare. Questo ovviamente ha dei costi, dei tempi, e via dicendo. Però è un'attività che è stata fatta sempre in parte minoritaria, ma è stata fatta ormai per decenni. Quindi iniziamo ad avere parecchi materiali digitalizzati. E poi l'altra componente che è necessaria è quella dell'estrazione automatica dell'informazione. Quindi mi immagino degli archivi manoscritti dell'età epoca medievale o prima età moderna, piuttosto che dattiloscritti o a stampa in periodi successivi, banalmente il cui testo deve essere estratto. Quindi bisogna riconoscere automaticamente il testo e in questo modo poi abbiamo i contenuti dei documenti, possiamo iniziare a ragionare su una ricerca testuale. Sui contenuti, quindi basata sui contenuti e non solo sulla logica originaria dell'archivio. E questa è una cosa, sembra un'ovvietà, no? Siamo abituati al web, a Google, eccetera, no? Sembra un'ovvietà, però è assolutamente nuovo nel contesto degli archivi. E questa è una delle cose di cui mi occupo, ad esempio la trascrizione automatica, che non è affatto banale, specialmente per certi tipi di scrittura. Certo. E da un certo punto di vista, se penso a dei documenti che magari possono contenere informazioni anche legate alla politica, cioè anche cose, diciamo, importanti di contenuto, mi chiedo cosa si sia, cioè, se venga salvato, diciamo, un hash in qualche modo della fonte, una firma, per essere sicuri che quella fonte non possa essere più modificata. Perché penso a questo, magari tra 100 anni modificano tutte le fonti. Io pensavo, non so, avevano la parola pomodoro e ne inventano mettono un'altra Sì, parola e sì. pomodoro smette di esistere. Sì. Certo. Allora, sì, questo è un problema enorme. Devo dire, non è un problema di cui mi occupo, quindi ne so relativamente poco, però è la questione dell'autentica del documento digitale. No? Tra l'altro ci sono diversi problemi che sono collegati, perché una cosa è autenticare, diciamo, la provenienza del documento, quindi l'ente che l'ha fatto, un'altra cosa è autenticare i contenuti, come sono stati creati al momento della creazione. E le tecnologie che tu menzionavi, come quelle di hashing, possono servire effettivamente, o il checksum, che è la stessa cosa che si usa anche per file digitali. Quando scarichiamo un applicativo, ad esempio un file, spesso ci possiamo fare una verifica dell'integrità dei contenuti tramite il checksum, che è una specie di impronta digitale di quei contenuti. E questo è un metodo che viene utilizzato. Non sono questioni, sono più questioni di crittografia che di intelligenza artificiale.
Però è, diciamo, è un ottimo esempio di grande problema che abbiamo col documento, in realtà non solo col documento digitale, perché anche il documento analogico aveva questo tipo di problema, no? E nel tempo i notai piuttosto che le cancellerie si sono inventati tutta una serie di strumenti per cercare di ovviare a questa cosa, no? Dai sigilli a certi formulari, a delle firme più o meno sofisticate, eccetera, eccetera, no? Quindi, non è un problema nuovo, diciamo che in ambito digitale pone delle sfide nuove. Però ci sono diversi altri esempi di come dire, attività che, anche di archivi correnti che vengono in questo momento esplorate e vengono, ci sono dei progetti, degli esperimenti che vengono fatti con l'uso dell'intelligenza artificiale. Un esempio è quello della cosiddetta selezione del materiale documentario, no? Nel momento in cui c'è un archivio, ci sono dei contenuti archivistici che vanno selezionati per la salvaguardia a lungo termine nell'archivio storico. Non tutti possono arrivare all'archivio storico, è una questione proprio di spazi e di capacità. Lì si pone un momento di decisione forte, no? Perché l'archivista deve decidere che okay, questo sarà rilevante o questo non è rilevante, lo possiamo scartare. Questo è, no, noi, per noi è un compito di classificazione, così detto, no? Cioè sì o no, oppure sì, magari per questo motivo o per quest'altro motivo. E che si può automatizzare. La cosa non è banale e questo è un esempio, ce ne sono degli altri, no? Un altro esempio è quello del riconoscimento di contenuti cosiddetti sensibili oppure contenuti confidenziali. Quindi ci sono dei documenti, magari di organi pubblici, che sono confidenziali oppure che contengono delle informazioni personali che non possono essere pubblicati, no? Questo è un altro esempio. Ne menziono qualcuno per dire due cose. Uno che come dire, questa combinazione, questo uso dell'intelligenza artificiale negli archivi anche correnti è in grande espansione. Tanti progetti sono fatti a porte chiuse, tra virgolette, perché sono fatti in collaborazione con enti pubblici o privati che devono capire come gestirlo internamente prima di utilizzarlo. E la seconda cosa che a me interessa particolarmente è che in questo ambito, come in altri, ma diciamo nei beni culturali questo è un ambito interessante, le tecniche che utilizziamo devono adattarsi alle necessità diciamo, del cliente o dell'ente committente. In che senso? Nel senso che quello che è spesso richiesto non è la completa automazione di un compito. Ma è invece il fornire un supporto, un ausilio agli esperti che sono responsabili per questa attività. Quindi parliamo in questo senso di sistemi ibridi di intelligenza artificiale, in cui l'obiettivo non è di sostituire l'umano, l'esperto nel loop, ma è di migliorarne le capacità, quindi di permettergli di trattare molti più materiali sullo stesso arco temporale, piuttosto che di avere una qualità dei risultati migliore. E questo è interessante perché non è tanto esplorato ancora come ambito nell'intelligenza artificiale, no? Perché l'obiettivo in questo momento è ancora sui grandi sistemi, modelli di linguaggio, quant'altro che automatizzano un po' tutto, no? E poi vediamo cosa viene fuori. E qui si tratta di cose differenti e sono di tecniche differenti e sono interessanti perché hanno grande applicazione in realtà. Penso ad esempio a qualcosa di cui non mi occupo, ma a tutto l'ambito medico. L'ambito della diagnosi, ad esempio, piuttosto che della prescrizione medica. Allora, anche lì tantissimo viene fatto con intelligenza artificiale, molto con queste tecnologie che mantengono il ruolo del medico, dell'esperto, diciamo, dello specialista, ma gli danno un ausilio nel prendere delle decisioni. Quello che dicevamo prima, human centered, Esatto, diciamo, esattamente. Sì, è proprio questo. questi ruoli, questi corsi che si stanno creando. E invece pensando proprio, ho notato come nell'informatica, gli informatici siano stati capacissimi di collaborare, cioè attraverso, vabbè, prima strumenti come Wikimedia che poi hanno permesso magari a persone, agli umanisti di scrivere di storia, filosofia o di tutto.
Però penso appunto alla programmazione, quindi alla creazione di strumenti open source. Ecco, mi chiedo se anche storici, filosofi possano utilizzare questi strumenti, oppure se ci sarà bisogno in qualche modo di adattarli, sì, sicuro, probabilmente sì, di adattarli alle loro esigenze, per portare, ecco, questa collaborazione che ha accelerato tantissimo il lavoro degli informatici, perché c'è. Appunto, io scrivo un po', scrivo del codice, lo carico su internet, serve a te, lo scarichi e lo utilizzi. Ma allora, questa è una questione molto interessante perché tocca i temi di sociologia della scienza e di come differenti comunità scientifiche o umanistiche sono organizzate, come lavorano e come questa conoscenza viene prodotta e si accumula. Però vorrei fare una premessa, cioè una premessa che per dire che anche nelle discipline umanistiche ci sono delle fortissime tradizioni di lavoro su risorse condivise, che hanno le loro forme, i loro modi, ma penso ad esempio alle edizioni critiche, all'edizione di fonti, di qualsiasi natura siano, quindi si può parlare di lettere, si può parlare di storia, eccetera, che è stata per decenni, se non quasi per secoli ormai, una colonna portante del lavoro dell'umanista. E che è lavoro fatto a servizio, diciamo, ad ausilio di ulteriore ricerca che poi si basa su queste fonti. Quindi, diciamo, la tradizione c'è in questo senso, anche se è un po' meno popolare adesso di quanto poteva essere nel XIX secolo prima, o anche un po' dopo. Perché? Ma ci sono diversi motivi, no? Ma le discipline umanistiche sono cambiate tanto, credo, dal secondo dopoguerra in poi, e sono diventate più attente a delle questioni politiche, a delle questioni di attualità, eccetera, ma anche sono diventate in un certo senso competitive, no? Cioè c'è un'accesa competizione per posizioni accademiche. E questo si traduce, vedo spesso, in una necessità di smarcarsi, una necessità di essere innovativi. Innovativi specialmente scegliendo dei temi che sono nuovi, no? Quindi facendo della ricerca fondamentalmente nuova, scrivendo la monografia, occupandosi di qualcosa di nuovo o in un modo particolare che non era stato fatto prima. Se mettiamo insieme, insomma, questa ricerca di novità con un po' la necessità di lavorare su materiali nuovi e anche di come dire, produrre molto in carriere che sono sempre più, che necessitano sempre più di avere output, di avere impatto, di avere questo o quell'altro. Secondo me capiamo almeno un po' del motivo per cui nelle discipline umanistiche la collaborazione non viene utilizzata molto come modo per avanzare un ambito di ricerca. Ed è un peccato, io sono d'accordo con te, nel senso che credo che sia un gran peccato e tra l'altro credo anche che impedisca in diversi ambiti di superare una frammentazione nell'uso delle fonti. E anche quindi di capacità di analisi che in questo momento esiste. Parlavo recentemente con dei colleghi archeologi, ad esempio, che gli chiedevo: ma perché non c'è, nella mia ignoranza di come lavorano, perché non ci sono degli standard per rappresentare e condividere tutta la documentazione di scavo, no? In modo tale che sia più semplice fare dei confronti, ad esempio, sulla stessa area geografica e lo stesso periodo temporale. Se ci sono campagne di scavo fatte da diverse persone o diversi gruppi di ricerca, sia più facile fare delle analisi anche quantitative, sistematiche, da un'idea, diciamo, macroscopica in associazione con gli studi poi specifici su un certo sito, permette di avere un'idea su un'area geografica, su un arco temporale. E qui appunto ci scontriamo con limiti di infrastruttura,
con limiti di tempo e di energia che sono messi nel lavorare sugli standard, nel sviluppare software e mantenerlo, e quindi anche poi nell'adozione, perché evidentemente sono focalizzati su altro, no? Sono focalizzati su andare avanti con il loro scavo e produrre qualcosa di nuovo dal punto di vista disciplinare. Quindi, ripeto, ci sono diversi motivi per cui questa è la situazione. Credo che uno sia gli incentivi, non troppo ben allineati, e l'eccessiva competitività in questi ambiti. Poi c'è da dire anche che, insomma, i contenuti di cui si occupano gli umanisti sono talmente grandi, talmente vari, talmente differenti che forse sono delle discipline in cui la collaborazione è meno efficace come metodo per avanzare la nostra conoscenza. Se prendo l'informatica, ad esempio, l'informatica è un settore enorme, però all'interno di diverse direzioni, più o meno qual è la frontiera della ricerca si sa. Cioè ci sono delle cose che sono chiaramente di interesse e quindi questo facilita la collaborazione e competizione tra diversi gruppi, no? Perché voglio dire, quali sono più o meno le cose interessanti in un determinato momento è abbastanza chiaro a tutti. Nelle discipline umanistiche c'è un'enorme varietà, invece, cioè quasi non c'è neanche questa idea di frontiera della ricerca, perché il territorio è immenso, no? Quindi ognuno si specializza in diverse parti di questo territorio, mentre in una disciplina scientifica, matematica, come l'informatica, ma come tante altre, c'è un'idea di avanzamento, no? Quindi c'è un'idea di progresso nella conoscenza che viene migliorata costantemente. Ovviamente faccio delle distinzioni un po' banali e un po' nette, che non sono poi così né banali né nette, c'è una letteratura sterminata su questo, però credo che ci sia anche, che ci sia del vero, diciamo, in questa differenza tra discipline, che di nuovo in parte motiva un minore ricorso alla collaborazione, no? Che si fanno delle cose proprio diverse. Cioè, Stavo pensando a quello che dicevi nell'informatica, poi vabbè, dovute anche a questioni di marketing, eccetera, appunto ci sono i trend, adesso l'intelligenza artificiale, l'anno scorso il blockchain, magari, magari tra 2 anni l'IoT, non so. Effettivamente sì, con la storia o altre materie, ognuno segue i propri interessi o dove ti paga in qualche modo. sì, poi ci sono i trend anche lì, eh? Però, insomma. Sì, immagino. Vabbè, di solito i grandi personaggi se ne prendono tutte queste Sì, ah. e invece, appunto, pensando ai No, progetti. ecco, Sì, vai. scusami se ti interrompo per chiudere questo discorso sulla Sì. collaborazione. Io penso che questa sia una delle, certamente nel mio caso, ma anche in quello di diversi colleghi, quindi di persone che vengono da informatica. Sono nel settore disciplinare di informatica o affine, ingegneria informatica e simili. Penso che questa sia una delle cose certamente da fare, su cui dobbiamo lavorare di più. Cioè, la collaborazione migliora anche nel momento in cui ci sono gli strumenti per collaborare. Quindi, lo sviluppo di applicativi, lo sviluppo di standard per la rappresentazione e l'interscambio dei dati, ad esempio, sono cose che dobbiamo fare noi. Cioè, sono cose che ritengo siano un contributo che dobbiamo portare noi. Poi si spera che, diciamo, gli umanisti inizino a utilizzarle e assieme si continuano a sviluppare finché diventano quello che va meglio a loro. Però, diciamo, ecco, io credo che sia responsabilità del mio settore disciplinare occuparsi di più di queste cose, no? Perché se no, se non ci sono gli strumenti, è veramente impossibile oggigiorno collaborare, no? Quindi credo che almeno un po' ci sia l'interesse e la volontà. Bisogna creare questi strumenti. Ecco. Sì, assolutamente. Cioè, anch'io ho avuto proprio questa sensazione. Sì, cioè, è incredibile cosa è stata in grado di fare l'informatica in relativamente poco tempo. Credo sia proprio dovuto a questa collaborazione. E poi al fatto chiaramente di sdoppiare la materia, cioè non sdoppiare la materia sì, appunto, io lavoro su una cosa e poi la posso condividere con te, che peraltro sia anche la Certo. cultura, così come dicevi, fatto notare. E invece, passando magari ai progetti che hai fatto, cioè che appunto ho visto sul sito, ce n'era uno
legato alla peste, quindi immagino più di visualizzazione forse dei dati o anche di estrazione. Non so se vuoi raccontare qualcosa come... Sì, di questo progetto specificatamente. No, o di altri, volentieri, perché. sì, per fare, certo. No, no, ma parliamo volentieri di questo perché non capita spesso di riuscire a fare una collaborazione interdisciplinare, di trovare qualcosa di nuovo di cui non abbiamo assolutamente spiegazione. Quindi ci sarà altro lavoro da fare, spero, in futuro. Ma poi anche diciamo di fare un lavoro in questo caso di analisi di dati storici, ma che cerca di rispondere a dei quesiti storici, no? Quindi non solo un lavoro tecnico che magari fa qualcosa che poi può essere utile per la trascrizione automatica, no? Cioè faccio una trascrizione automatica di una serie di documenti e lì magari un domani qualcuno la usa, però non sono io che ragiono e lavoro anche sulle questioni di ricerca. Che possono essere, per cui questi documenti possono essere utilizzati. Quindi, quel progetto è nato qualche anno fa tra i diversi progetti nell'ambito della Venice Time Machine, questa grossa collaborazione internazionale tra il Politecnico di Losanna e diverse istituzioni a Venezia. L'idea era la seguente, no? Ci sono non solo a Venezia, ma in diverse città, dalla fine del Medioevo e poi il periodo della prima età moderna, iniziano a essere stabilite delle serie documentarie che a Venezia si chiamano necrologi, sostanzialmente dei registri dei morti, che penso già da prima fossero diffuse almeno in parte a livello parrocchiale, quindi erano tenuti dai parroci. Delle parrocchie come registri matrimoniali e registri di battesimo, peraltro. Tutto questo poi è stato più formalizzato e strutturato col Concilio di Trento e dopo, ma esistevano già prima, che in certe città o in certi stati sono diventati anche uno strumento di salute pubblica, di monitoraggio della salute pubblica. Quindi a Venezia, specificatamente nel XV secolo, a seguito di una ennesima epidemia di peste, le autorità pubbliche decisero di acquisire, diciamo, di ricopiare, se vogliamo, i registri, i necrologi a livello parrocchiale in una serie documentaria che potessero utilizzare i magistrati della Repubblica per monitorare la situazione, insomma, in caso di epidemia o quant'altro. E queste sono le fonti che noi abbiamo potuto utilizzare, che sono non completamente, ma in buona parte ancora esistenti. Quindi dobbiamo immaginarci dei piccoli registri con una specie di foglio Excel con una singola colonna, in cui ogni cella di questa colonna contiene la registrazione di una persona che è morta. Tipicamente questa registrazione veniva fatta il giorno stesso o pochi giorni dopo il fatto, veniva fatta appunto dal parroco e in seguito ricopiata da dei cancellieri, degli scribi della Repubblica nei registri della Repubblica, il provveditore alla sanità. All'interno di queste celle una serie di informazioni interessanti veniva registrata, no? Tipicamente nome e cognome, il luogo, la data. Il luogo della morte, la data, l'età presunta della persona, il sesso, eventualmente la professione e una descrizione della causa della morte, che a volte è abbastanza precisa, altre volte è generica, no? Febbre, ad esempio. Sì, i metodi di diagnosi erano quello che era. Allora, poi a Venezia ci sono state altre epidemie di peste, una importante alla fine del Cinquecento, un'altra molto importante, quella che abbiamo studiato nel 1630-31 più o meno, che è la peste manzoniana, la peste di cui parla Manzoni nei Promessi Sposi, che si diffuse un po' in tutto il Nord Italia e anche in altre parti d'Europa. Perché l'abbiamo studiata? Perché abbiamo pensato che abbiamo queste fonti, che sono molto ricche, che ci permettono a livello di singola parrocchia in tutta la città di Venezia di sapere giorno per giorno chi è morto,
quante persone sono morte e di cosa, presumibilmente. E quindi di dare un contributo a, diciamo, una tra le tante questioni storiografiche che ruotano intorno alla peste, alla sanità pubblica nella prima metà moderna, che era l'efficacia o meno dei provvedimenti che venivano presi a difesa della salute pubblica. Parlo principalmente delle quarantene e dell'isolamento forzato delle persone che in molti casi venivano addirittura sostanzialmente murate nelle loro case. Cioè venivano bloccate nelle loro case, gli si dava da mangiare, però non potevano uscire, non potevano muoversi. Oppure venivano quarantenati. In una città come Venezia, che è sostanzialmente completamente connessa, no? Perché tramite i canali ci si muove ovunque facilmente nella città, no? Quindi è, diciamo, molto difficile impedire il movimento delle persone. Quindi questa era un po' l'idea. Abbiamo lavorato con il laboratorio di epidemiologia digitale del Politecnico di Losanna, dove quindi ci sono degli esperti di epidemie, soprattutto della modellazione dell'epidemia. Ci sono dei modelli che cercano di catturare qual è l'andamento dell'epidemia sulla base di fattori costanti, come ad esempio il fattore di trasmissibilità, che un po' abbiamo imparato a conoscere durante il Covid. Esatto. Insomma, cercano di modellare l'andamento di un'epidemia con più parametri. In presenza di dati si può provare a fare il cosiddetto fitting di un modello, quindi a vedere quanto modello è in grado di replicare quelli che sono i dati empirici che si sono osservati, e in questo modo possiamo cercare di ragionare su quale possono essere state le cause e gli andamenti di questa epidemia. Chiaramente sono degli strumenti limitati, no? E soprattutto non ci dicono quasi niente di causale, però che ci aiutano a formalizzare almeno dei trend, no? Almeno delle linee di base, e a escludere anche delle ipotesi, piuttosto che a lasciarne aperte delle altre. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo digitalizzato diversi di questi registri e poi abbiamo estratto delle informazioni. Allora, abbiamo inizialmente provato a estrarle automaticamente, ma abbiamo visto che poi il livello di qualità, soprattutto per quanto riguardava la causa della morte, perché il conteggio giornaliero è molto semplice, ma trascrivere e interpretare la causa della morte è qualcosa che non siamo riusciti a fare bene, abbastanza bene, per poi studiare questi dati, no? Quindi abbiamo deciso di fare tutto manualmente, a un certo punto. E quindi c'è stato un gruppo di assistenti alla ricerca che ha lavorato su queste trascrizioni semplificate, no? Quindi soprattutto il numero di morti, luogo, data e causa. E quindi questo ci ha dato una cosiddetta time series, no? Cioè una serie temporale di eventi in cui per ciascuna parrocchia di Venezia, o una buona parte delle parrocchie di Venezia, per l'arco temporale di interesse, quindi il periodo che sapevamo storicamente essere associato alla peste, più un anno prima e un anno dopo, ogni giorno il numero di morti, distinguendo quelli per peste o meno. E questo dà una linea temporale che di nuovo è paragonabile a quella che abbiamo visto per il Covid, no? Cioè morti giornalieri e quant'altro. Con questi dati, e questo è stato il grosso del lavoro, abbiamo trovato delle cose interessanti, no? Abbiamo trovato principalmente due cose. Una, che non c'è una particolare, non c'è stata alcuna efficacia, direi, nelle misure preventive della Repubblica di Venezia, nel senso che da tutte le parti della città, quando è arrivato il picco, cioè quando è partito il picco di infezioni, tutti sono stati colpiti. E quindi questo è un risultato, diciamo. Il secondo risultato è che abbiamo trovato un fenomeno che non sappiamo ben spiegare, cioè abbiamo trovato che un'epidemia di peste tipicamente associata a una forte diffusione, quello che si chiama un picco, che succede in un breve arco temporale, 2 o 3 mesi nel caso di Venezia, in cui si concentra la maggior parte dei morti, poi molto rapidamente l'epidemia va via. Perché chi, diciamo, era sensibile
era destinato a morire in un certo senso, è morto, gli altri hanno sviluppato un'immunità. Oppure sono rimasti troppo pochi soggetti sensibili per mantenere l'epidemia in circolo. Questo rispetto a altri studi e altri casi di peste. Invece a Venezia abbiamo trovato una cosa interessante, cioè c'è questo picco, ma poi c'è anche quello che abbiamo chiamato una coda lunga, cioè fenomeni di mortalità da peste non episodici, cioè parecchio rilevanti, quindi con una mortalità molto più alta rispetto alla norma per peste di Venezia, che abbiamo anche misurato, che continuano per più di un anno dopo il picco. E che Quindi, iniziano. scusa, persone che si sono ammalate e poi dopo un anno sono morte, una volta che No. erano, diciamo, già guarite? No, scusa. No, no, no. Persone che si continuano a ammalare e a Ah, morire di sì. peste per più di un anno dopo il picco, in maniera non, come dire, non in maniera diffusa, ma in maniera relativamente stabile, no? Sempre con una più alta mortalità rispetto alla norma dello stesso periodo storico, però. Non con il picco, no? Non con l'intensità dei mesi di massima intensità. E quindi c'era sostanzialmente l'epidemia è rimasta attiva per molto tempo dopo il picco, prima di gradualmente scomparire. E questa è una cosa che in tutti gli studi che abbiamo di peste storica, no? Perché la peste è un po' di tempo che non c'è più, no? Penso che l'ultimo episodio sia nel XIX secolo in Asia. Tutti i casi paragonabili storici che abbiamo potuto confrontare non hanno questo tipo di fenomeno, no? Cioè c'è il picco e poi parte, e poi è finito. Oppure eventualmente torna un altro picco dopo, no? Cioè, ma è sempre un fenomeno ad alta intensità e a rapido passaggio. E come è stato spiegato questa cosa? Cioè, senza gli Non epidemiologi. abbiamo una spiegazione. Ok, non Questo è c'è una spiegazione. non, almeno ovviamente non è il mio campo, ma neanche gli Chiaro. epidemiologi avevano una spiegazione per questa cosa. E questo, secondo me, è anche un po' frustrante non avere una spiegazione, almeno un'ipotesi. Qualche ipotesi l'abbiamo fatta, ma insomma. Niente di non c'è evidenza per dire nulla sostanzialmente. Però credo anche che sia un buon esempio appunto di questo tipo di progetti, no? Cioè, io dico sempre i dati nelle discipline storiche hanno grandi limiti, no? Hanno dei limiti nel senso che sono dei dati molto complessi, intrinsecamente molto complessi da interpretare, no? Sono dei dati lacunosi. Molti documenti non li abbiamo, molta informazione che abbiamo è parziale, e sono anche dei dati che ci dicono, quando li utilizziamo, ci dicono qualcosa, ma è più quello che non ci dicono che quello che ci dicono, no? Ad esempio, sono tutti dati cosiddetti, osservativi, no? Cioè sono dei dati che noi osserviamo, ma non possiamo replicare l'esperimento. Cioè non possiamo controllare un esperimento, no? Quindi è un po' la stessa cosa che succede in astronomia, per fare un paragone con una scienza. Cioè si osserva qualcosa, ma non è che andiamo a manipolare le stelle per capire cosa succederebbe se cambiassimo quel parametro. E quindi ci sono dei limiti su quello che possiamo dire sulla base dei risultati che abbiamo. Dei limiti molto grandi. Come in questo caso, no? In questo caso, secondo me, è sintomatico, se vogliamo, perché. Cosa è successo? Abbiamo investito per utilizzare tutti i dati disponibili su un determinato fenomeno e non erano stati utilizzati prima. Abbiamo trovato qualcosa di interessante anche di nuovo, però non lo sappiamo spiegare perché nei nostri dati non c'è niente che ci permette di suggerire una spiegazione di quello che abbiamo osservato. Quindi bisognerebbe poi continuare lo studio in una direzione differente. La paleoantropologia, ad esempio, c'è chi studia le sepolture dei morti di peste a Venezia anche o in altri luoghi per capire effettivamente che variante avevano della peste, e che tipo di stato di salute avevano, eccetera. Lavoro con altri epidemiologi per cercare di utilizzare dei modelli più avanzati che possano eventualmente spiegare questo fenomeno e via dicendo. Piuttosto che lavoro con gli storici. Per utilizzare magari altre fonti documentarie che forse ci possono dire qualcosa su quello che stava succedendo, no? Infatti sembra quasi,
È venuta adesso una suggestione pensando a quello che dicevamo prima della collaborazione, che in questo caso forse l'informatica fa un po' da nodo tra tutte queste differenti discipline, quindi uno mette i dati da una dalla propria, l'altro dall'altra, e l'intelligenza artificiale, il programma. Sì, a me, io tendo a descriverla in questo modo, no? Che con i dati diamo un'idea di qual è il panorama, no? Qual è il landscape, no? Qual è, se vogliamo, lo sfondo. E poi però tutto il resto va capito con altri strumenti. Cioè, va capito con uno studio qualitativo, va capito con uno studio di fonti specifiche, di varia natura, eccetera, per quanto si può capire. Però questo lavoro di dare un panorama, diciamo, un panorama quantitativo, credo che sia fondamentale perché molto spesso succede che ci siano delle ipotesi, delle spiegazioni, delle speculazioni che vengono avanzate in ambito storico, ad esempio, come stiamo parlando, che non rispondono assolutamente a quello che è la base empirica dei dati che abbiamo, ma che continuano a essere, come dire, discusse e a essere rilevanti nella letteratura. Perché non viene fatto questo studio empirico. E quindi non si sa che cosa i dati a livello aggregato dicono e mettono di considerare come ipotesi piuttosto che no. Cioè ci sono delle cose che vengono scartate, ci sono delle ipotesi che vengono scartate nel momento in cui abbiamo la completezza empirica con tutti i limiti in cui accennavo prima. E quindi credo che questo lavoro sia utile, in questo senso, no? Cioè dare una base di partenza per un attimo da un quadro interpretativo, no? O uno spazio in cui muoversi, poi al lavoro qualitativo che resta quello poi fondamentale per dare una spiegazione anche un po' causale di cosa può essere successo, o almeno avanzare delle ipotesi più puntuali. Ecco. Molto interessante. Immagino sia tutto. Io ho guardato velocemente il progetto, però mi interessava questa cosa dei dati, delle cose che non si sono riuscite a spiegare. Volevo chiederti se è già tutto documentato, cioè se si possono trovare queste cose online. I dati del nostro progetto? Sì, c'è tutto. Sì, quello è. Allora, io sono un po' un fanatico della scienza aperta, quindi praticamente per tutti i miei articoli sono in open access e per quel progetto lì abbiamo pubblicato i dati, abbiamo pubblicato il codice per tutte le varie figure, tutte le varie analisi dello studio. Fantastico. Perché sì, questa cosa appunto della collaborazione open access, quindi chissà, magari qualcuno vedrà questo video, si metterà lì, contribuirà Ma successivamente. spero, io spero. Fino adesso non so di altri che hanno lavorato a livello di ricerca su questo specifico dataset, però certamente ho avuto diversi studenti negli anni che ci hanno lavorato. E sarebbe, per tornare al discorso che facevamo prima, sarebbe molto bello, e tra l'altro ci sono diverse persone che se ne occupano di epidemie storiche, diciamo, nel passato. Sarebbe molto bello sviluppare uno standard per la rappresentazione e condivisione di questi dati. Poi sono alla fine veramente registri dei morti che sono stati studiati in diverse città, in diversi villaggi, in diversi posti in Europa in maniera molto parziale. Se ci fosse uno standard, si potrebbe iniziare a aggregare questi dati, no? Quindi potremmo gradualmente iniziare a pensare di, ok, prendiamo la peste manzoniana. Facciamo un'analisi non solo a livello di Venezia, ma facciamo un'analisi a livello del Nord Italia, ad esempio. Manca lo standard, che è un protocollo, che è un linguaggio condiviso alla fine. Sì, esatto. Cioè, quali sono i titoli delle colonne, se vogliamo, Sì, in formato tabellare, no? Cioè, è abbastanza banale, però una cosa del genere che sia condivisa e che poi sia seguita dalla comunità nel momento in cui si fanno questo tipo di lavori. Questo, ad esempio, non esiste, eh. È un piccolo esempio. Ma se lo espandiamo a tante altre discipline, a tanti altri materiali, parlavo prima dell'archeologia, un altro caso, è chiaro che pone una barriera molto grossa, no? Perché c'è sempre un grande investimento e poi tutto l'investimento spesso resta lì, perché certo. il prossimo gruppo lavorerà su un'altra città e pubblicherà o meno i dati con un formato differente e quindi saremo punto a capo. Insomma, ne sapremo qualcosa di più, ma non possiamo fare dei confronti puntuali. E poi, cioè, appunto vengono utilizzati proprio, penso,
a volte linguaggi specifici in una disciplina, poi magari i concetti sono gli stessi. Quindi due discipline usano linguaggi differenti, però Certo. intendono la stessa cosa. Invece, poi magari per chiudere anche, se hai voglia di citare magari alcuni progetti a cui hai partecipato, che comunque ti hanno colpito l'università, legati appunto agli argomenti che abbiamo trattato. Sì, ma ce ne sono diversi. Cosa potrei citare? Potrei citare un progetto che sta terminando in questi giorni, letteralmente, a cui ho lavorato un po', ma non abbastanza, perché poi sono andato via nel periodo in cui ero a Londra, all'Alan Turing Institute, che si chiama Living with Machines. E questo è un progetto molto, molto grosso, no? Sull'arco temporale di 5 anni, a cui l'idea era ed è quella di utilizzare dei metodi che vengono dalla scienza dei dati e dall'intelligenza artificiale per facilitare lo studio soprattutto dell'impatto della rivoluzione industriale in Inghilterra. Quando parlo di impatto sociale, impatto economico, demografico, impatto culturale. Perché questo progetto? Questo progetto che appunto è durato 5 anni, è partito nel 2019 e finisce quest'anno, con un grosso team di gruppo di ricercatori, collaborazione di diverse università e della British Library e dei National Archives, quindi diciamo gli archivi nazionali e la principale biblioteca del Regno Unito. Perché questo progetto? Diciamo che nella logica di dare un'iniezione, una grande iniezione di risorse per provare a alzare l'asticella nell'utilizzo di questi strumenti nella sempre più abbondante presenza di materiale digitalizzato. Quindi c'è la realizzazione che biblioteche e archivi ormai digitalizzano da decenni e hanno delle collezioni sempre più ricche di materiale digitalizzato. E faccio qualche esempio: alla British Library i giornali del XIX secolo, tantissimi sono digitalizzati, altri no, ma tanti sono digitalizzati e quindi contengono delle informazioni puntuali molto ricche su quello che succedeva giorno per giorno e discusso da diversi punti di vista. La cartografia storica, no? Quindi tutto il lavoro fatto sul censo e sulla mappatura del paese, che ha avuto diverse campagne anche molto avanzate durante il XIX secolo, quindi carte storiche, piuttosto che altri tipi di documenti, anche archivistici. Allora, la disponibilità di questi materiali e l'interesse degli storici per utilizzarli su larga scala, necessitavano, necessitano di avere delle competenze tecniche e tempo per sviluppare delle risorse, degli studi utilizzando appunto queste metodologie. Quindi durante questo progetto abbiamo un po' lavorato a questo, no? Io ho lavorato all'inizio soprattutto sulla parte di infrastruttura per la ricerca, di assemblaggio e diciamo pulizia, se vogliamo, dei dati, cercando di dargli una struttura condivisa in modo che fossero più facilmente accessibili dai colleghi e poi abbiamo lavorato con dei piccoli gruppi di ricerca che spesso combinavano magari uno storico e un ingegnere o qualcuno di esperto nell'ambito umanistico con qualcuno di esperto nell'ambito tecnico, data scientist, e per esplorare diverse direzioni. E quel progetto lì è molto ambizioso, ci sono stati molti risultati e devo dire ci sono anche state delle lezioni prese, diciamo, nel senso che, ad esempio, nel corso del progetto non siamo riusciti a sviluppare un'infrastruttura per la ricerca come ipotizzavamo all'inizio, cioè una specie di piattaforma cloud in cui tutte le fonti sono lì e poi gli storici possono giocare facilmente utilizzando diversi metodi di analisi, dalle mappe all'analisi testuale, alle reti, eccetera. Non siamo riusciti perché? Perché sostanzialmente, torniamo un po' al discorso che facevamo prima sulla diversità di interessi, di fonti e di veramente di approcci che c'è in questo ambito, pur restando nell'ambito storico, no? Quindi
Chi si interessa di storia economica, chi si interessa di storia culturale, chi si interessa di storia di genere, chi si interessa di storia sociale, vanno in direzioni molto differenti ed è molto riduttivo sviluppare un'interfaccia comune tra tutto questo. Quindi abbiamo deciso alla fine di non farlo e di lavorare invece appunto con questi piccoli gruppi che mettessero assieme le due competenze, quindi la questione di ricerca umanistica, la competenza sulle fonti e la competenza tecnica. E da lì sono nate delle cose molto belle. Tra l'altro anche diversi contributi di scienza aperta, diversi software, diversi applicativi, diversi modelli di linguaggio e cose di questo tipo, e degli studi storici. Faccio un esempio sulla cartografia, su cui io non ho lavorato, ma mi affascina molto, no? Cioè, l'idea di mappare l'espansione industriale e anche il cambiamento urbano, in Inghilterra durante appunto la rivoluzione industriale, quindi il XIX secolo, diciamo. Come farlo? Beh, un modo interessante per farlo è di prendere la cartografia catastale, quindi molto precisa, fatta come a snapshot, no? Su diversi anni, e di riconoscere automaticamente i contenuti, quindi banalmente le ferrovie, le strade, i canali, le fabbriche, tutte le aree, tutte le costruzioni adibite alla produzione di qualcosa, piuttosto che le aree urbane, i parchi, le chiese, i negozi, eccetera. Quindi abbiamo un'immagine, facciamo sostanzialmente quello che chiamiamo riconoscimento degli oggetti e parsing semantico, no? Quindi associamo a una serie di pixel una certa categoria, diciamo, questi pixel sono una ferrovia, questi pixel sono una fabbrica. Se facciamo questo per la stessa area geografica, su diverso arco temporale, possiamo misurare come questa cambia. Possiamo misurare quante ferrovie sono state aggiunte dal 1830 al 50 e via dicendo, e possiamo misurare dove, perché poi c'è la componente geografica, no? Abbiamo queste mappe dalla Scozia fino alla Cornovaglia, per dire, beh, in Cornovaglia ce ne sono un po' di meno, ma... Assurdo. e quindi diventa Sì, affascinante, no? Perché sì. riusciamo ad estrarre dei dati quantitativi che appunto permettono poi agli storici di avere questo panorama, no? Panorama generico, però chiaro, misurato con tutte le fonti disponibili, e poi sulla base di questo panorama possono andare nel dettaglio, possono iniziare a studiare le cose più specificatamente, un'area geografica piuttosto che un fenomeno, solo la ferrovia o altro. Guarda, me lo stavo giusto chiedendo oggi, perché sto scrivendo una cosa. E, appunto, sapevo che le rivoluzioni industriali, diciamo, hanno impiegato del tempo. C'è stata l'invenzione, però poi ci vogliono decine e decine di anni a volte prima che si propaghino. E mi chiedevo, appunto, ma ci sarà una mappa? Ci sarà un qualcosa che faccia vedere? Non ho trovato nulla. Quindi No, no, è vero, ci sono delle cose, ma c'è tanto lavoro da fare per questo tipo di studi. Cioè, diciamo che ci vuole anche una scelta un po' politica, no? Politica della ricerca, di dire che okay, investiamo in questo tipo di collaborazione ad alto rischio, ad alto potenziale, e vediamo che cosa nasce. Diciamo, io sono contento di questi risultati perché con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, comunque fanno capire quanto potrebbe aiutare la ricerca nella disciplina umanistica, no? Questo tipo di strumenti. Però hanno dei costi non banali. Quindi c'è sempre la questione, devo dire, soprattutto lavorando con gli umanisti, che loro si pongono, che vale la pena investire tutti questi soldi per la digitalizzazione, per gli ingegneri, eccetera, rispetto ai risultati che poi abbiamo. E io credo che la risposta sia positiva solo nel momento in cui inseriamo questi progetti all'interno di un ambito più grande, no? Un ambito che tocca tutti gli aspetti che hanno a che fare con la ricerca accademica, che sono quindi quello della formazione, dell'educazione, e che sono quello anche della quella che in Italia chiamiamo la terza missione, cioè quello del ritorno alla società, al di là certo. dell'educazione, della ricerca, che può essere ad esempio innovazione tecnologica, può essere attività nel settore privato piuttosto che attività nel settore pubblico di altro tipo. E credo che se ragioniamo in ambito più ampio, appunto, no? A livello di competenze, educazione, terza missione, eccetera, allora ci sono tanti lati positivi a fare questi investimenti. Sì, immagino anche per uno studente più facile Certo. capire gli effetti della rivoluzione industriale,
anziché la Certo, e poi, spettacolo. esatto, e poi acquisiscono anche degli strumenti che gli permettono di fare tante altre cose, no? Cioè, io credo che sia liberatorio, no? Il momento in cui gli studenti, gli storici o quant'altro, finalmente acquisiscono delle competenze di statistica, di analisi di dati. Cioè, si può fare tantissimo con questi strumenti, Molto no? delicato perché adesso vabbè, mi lamenterò un attimo in diretta, cioè, perché la storia, almeno qui in Italia, è molto associata alla letteratura italiana, e io dicevo, ma perché non è la statistica? Perché non posso essere libero di scegliere un corso di statistica che magari mi è più utile? Perché voglio studiare storia economica, perché voglio studiare, non so, fare qualcosa per l'informatica. Però sì, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. No, no, è chiaro, cioè, poi io penso che sono come dire, sono dei percorsi complementari, no? Come ho cercato di ripetere più volte, no? Io penso che senz'altro c'è un interesse e c'è un'utilità a livello di ricerca, poi a livello sociale più ampio, per avere dei profili umanistici che abbiano anche delle competenze, in questo caso di informatica, e che sappiano combinarle. In una maniera che rendono questi profili diversi, differenti e in certi casi anche più interessanti dell'informatico tradizionale, una formazione solo tecnica, ma senza assolutamente dire che tutti gli umanisti debbano fare questo. No, no, assolutamente, assolutamente. No, Quindi, no, no, piena libertà, tutti, ecco. liberi tutti. Assolutamente, assolutamente. Va bene, grazie mille, hai dato un sacco di spunti. Grazie a te Alessandro, è stato un piacere. Beh, in bocca al lupo anche intanto per la serie di interviste che state facendo, ne ho vista alcune, sono molto interessanti, spero di non sfigurare troppo o di non farmi sfigurare. E poi anche per il tuo percorso di studi, quello che fai dopo. Fammi sapere, insomma, quando avrai deciso qualcosa, sono Va bene, curioso. va bene.